Buongiorno. Buongiorno. Bene, allora oggi parleremo di persuasione. E quindi quello che vi chiedo è, voi sapete che cos'è la persuasione? Sapreste darmene una definizione? Sì, sappiamo che cosa significa, insomma, l'azione di convincere qualcuno di qualcosa. Benissimo, allora aggiungiamo qualche altro tassello a questa parola, persuasione. Io vi cercherò di spiegarvi la persuasione dicendovi che cosa non è. Ad esempio, la persuasione non è obbedienza. Cerco di spiegarmi un po' meglio. Provate a pensare a quando eravate bambini molto piccoli, infanti, ancora non in grado di parlare. Ovviamente i vostri genitori, i vostri nonni, chiunque avesse in qualche modo un ruolo nella vostra educazione vi chiedeva obbedienza, incondizionata, assoluta. Non appena però avete iniziato a parlare, avete iniziato anche a chiedere come prima cosa perché. Perché dovevate fare una determinata cosa? I vostri genitori hanno iniziato a spiegarvi le ragioni di un determinato comportamento e quindi hanno iniziato a persuadervi del fatto che quella cosa era giusta oppure sbagliata. E quindi anche voi dai vostri genitori avete imparato la persuasione, a persuadere. E nella persuasione c'entra un po' la furbizia? Beh certo, c'entra tantissimo la furbizia, nel senso che si possono utilizzare degli argomenti furbi per persuadere e qualche volta la persuasione è anche un po' un inganno, molto sì. Spesso si riesce a persuadere anche ingannando, quindi la tua domanda è assolutamente molto pertinente e molto intelligente. Buongiorno. Senti Francesco, oggi parleremo di persuasione. Posso chiederti di darmi una tua definizione di persuasione? A persuadere appunto è riuscire a convincere una persona, a convincere qualcuno di qualcosa, di quello che si pensa, di una propria ideologia, insomma sì, magari ha un'accezione anche un po' negativa a volte, proprio nel riuscire a convincere una persona, a rendere tutto convinta di un qualcosa che vuoi tu o che comunque che tu pensi. Va bene. E sai come si diceva persuasione in greco? Persuasione in greco si diceva peito, che è una cosa molto significativa, nel senso che peito non è soltanto la persuasione ma è anche la seduzione. E quindi credo che per voi, più che per chiunque altro, insomma, sia importantissimo imparare con la parola anche a sedurre, a corteggiare, perché una storia d'amore non sarebbe una storia d'amore vera, sarebbe soltanto istinto se non ci fosse appunto questo côté persuasivo e seduttivo. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Sia nell'ambito appunto dell'amore come anche moralmente durante un'interrogazione, quello che fai è... Appunto! Quando magari non sai proprio tutto quello che c'è da sapere, l'interrogazione è sapere persuadere con le parole quello che dici. Magari dici poco, però in modo molto più ampio e convincente. Quindi stai usando il logos, sì, sostanzialmente. Esatto. Anche sì, in campo d'amicizia o altro, quando non si è con sono due le diverse, cosa facciamo stasera, andiamo qui o andiamo di là, anche quello banalmente, una cosa che fanno tutti. Certo. Può essere utile appunto saper persuadere l'altro. Argomentare, certo, giusto. Però si dice persuadere, ricordati sempre, perché persuadere della seconda in latino, di conseguenza. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Laura. Dunque, oggi parliamo di persuasione. Ti faccio subito una domanda perfida. Da dove deriva persuasione? Qual non è la pallida idea. Sapevo che mi tiravi una trappola. Allora, persuasione deriva direttamente dal latino persuasio, che ha al suo interno un aggettivo molto particolare, suavis, che tu in quanto veneziano dovresti conoscere molto bene, soave. Soave, suavità. Certo, cioè, quindi per convincere bisogna essere soavi. Per convincere bisogna assolutamente usare la dolcezza, perché non c'è persuasione senza dolcezza. Una persuasione violenta è quasi un'espressione ossimorica, sei d'accordo? Certo, perché a quel punto diventa un'imposizione. Esattamente, diventa un'imposizione. E proprio a proposito di questo binomio tra persuasione e dolcezza, ti ricordo che per i greci persuasione era peito.
Però i greci hanno sempre delle parole che per noi italiani sono, e per noi moderni sono impossibili da tradurre in un modo solo. Perché peito in realtà era sia la persuasione che anche la seduzione, perché non si può persuadere senza insieme sedurre. Ti ricordi? Ma anche non si può sedurre senza persuadere. Certamente, non si può fare una cosa senza l'altra. Ti ricordi ad esempio le sirene di Ulisse? Sono le prime ammaliatrici, no, dell'antichità, certo, e della storia, e sono coloro che appunto cercano di persuadere Ulisse a dimenticarsi di sé nello stesso tempo seducendolo. Ma io vorrei anche raccontarti un'altra storia. Tu lo sai dove è nata la persuasione come arte, come tecnica? Tu continui a domandarmi cose che non so, e forse malignamente, perché ti immagino. No, assolutamente. In realtà la persuasione è nata in Grecia per una ragione molto semplice. Per il fatto che i greci furono i primi nel mondo antico a capire e a fare in modo che nella loro formazione politica non ci fossero più un sovrano e i suoi sudditi, ma ci fossero solo ed esclusivamente dei cittadini che erano posti su un piano di assoluta parità. E quindi capisci bene che se un sovrano deve imporre obbedienza ai suoi sudditi, quando dei cittadini sono tutti su un piano di parità e si alternano nel governare e nell'essere governati, la persuasione è importantissima. Quindi la persuasione ha a che fare con la democrazia. È certo che ha a che fare con la democrazia, anche perché la democrazia è il luogo, perlomeno ad Atene, della parresia, cioè della libertà di parola. La partecipazione è possibile se chiunque, se un qualsiasi cittadino, può avere il diritto e nello stesso tempo il dovere di parlare pubblicamente in modo tale da poter aiutare, dicendo qualcosa di utile, la cosa pubblica. Quindi per gli antichi era importantissimo, per gli antichi ateniesi soprattutto, era importantissimo saper persuadere gli altri, perché in questo modo essi avrebbero potuto dare il loro contributo importante alla città. E io credo che forse questo significato anche politico di persuasione debba essere recuperato, no? Sei d'accordo con me che la Grecia ha qualcosa da insegnarci? Questo non c'è dubbio, siamo tutti figli della Grecia. Questo non ci piove.